Il 2021 sarà cruciale per il futuro di Monza. La giunta Levi, nell'ultimo anno di mandato, sta approvando importanti provvedimenti urbanistici con l'obiettivo di trasformare definitivamente la città. In questi mesi si è acceso il dibattito sui temi legati al piano di governo del territorio, del recupero delle aree dismesse, del consumo di suolo. Comitati e abitanti hanno espresso forti critiche di fronte alle scelte della giunta. Da gennaio la discussione è approdata anche in Consiglio Comunale. Sintetizzando questo argomento assai complesso, sono tre le questioni fondamentali. La prima riguarda l'approvazione di alcuni importanti interventi edificatori su cui si decide caso per caso, come ad esempio l'ex area Scotti, l'ex Buon Pastore o l'area di Via Ticino a San Fruttuoso. La seconda consiste nell'approvazione della mappatura dei luoghi in cui si intende favorire la cosiddetta rigenerazione urbana e che riguarda oltre 100 ambiti, tra edifici o intere aree. La terza riguarda l'approvazione di una variante normativa al PGT vigente, ossia un intervento sul documento che regola l'applicazione del piano di governo del territorio. Il tentativo di dare avvio a questa fase definita di turbourbanistica si colloca nel pieno della pandemia da Covid, una crisi che dovrebbe ridefinire le priorità con cui chi ci governa guarda alla città futura, una città ecologica, meno densa di abitazioni, socialmente inclusiva, rinunciando a quell'asservimento delle decisioni pubbliche a costruttori e grandi proprietari che negli anni ha portato Monza in fondo alle classifiche nazionali relative all'ecosistema urbano. Ma la città immaginata dalla giunta Levi, sulla spinta dell'intraprendenza neoliberista dell'assessore all'urbanistica Martina Sassoli, viaggia in tutt'altra direzione. Prendiamo in esame alcuni dati imprescindibili e spesso taciuti nella valutazione di ciò che sta accadendo. Il sindaco attuale era partito all'inizio del suo mandato dicendo: la situazione edilizia è ferma, a questo punto le casse del comune languono e a questo punto noi dobbiamo lasciar costruire. Allora bisogna chiarire una cosa: un'amministrazione deve lasciar costruire motivatamente nel momento in cui vede che esistono dei reali fabbisogni. Cioè io ho una popolazione che è in crescita esponenziale e a questo punto non posso far altro perché c'è una richiesta. Voi fate conto che la popolazione di Monza al censimento dell'81 aveva 123.145 abitanti, adesso sta sforando i 124.000. Insomma, dati alla mano, non sussiste alcuna esigenza di nuovi alloggi sul territorio. Soprattutto nel momento in cui hanno approvato negli ultimi 10 anni piani attuativi per altre 5.000 persone. Quindi potrebbero attuare nel bene e nel male quelli e voi capite che ci sarebbe spazio per tutti. Ma non solo. Anche escludendo i piani attuativi già approvati, lo spazio già c'è. Infatti, il patrimonio sfitto cittadino ammonta ad oltre 4.000 unità immobiliari, ampiamente sufficienti ad assorbire la domanda presente e futura di alloggi. Demografia e rapporto domanda-offerta sono già sufficienti a dichiarare inutile il progetto della giunta, ma diamo un occhio al contesto ambientale su cui graverebbe. Per prima cosa consideriamo il consumo di suolo, ossia la perdita di una risorsa ambientale fondamentale. La provincia di Monza e Brianza è la peggiore nella classifica italiana, con il 40% del suolo già consumato. Nettamente davanti a Napoli, 34%, seconda in questa triste graduatoria. Il comune di Monza, pur inserendo nel calcolo tutta la superficie del parco, arriva al 49,3% del suolo consumato, un dato impressionante che disegna, fuori dalle mura di cinta del parco, una città sommersa da cemento, con pessima ricaduta sulla qualità della vita. Sul fronte dell'inquinamento atmosferico, il nostro comune paga la pessima gestione urbanistica e nel 2018 occupa il terzo gradino del podio delle città più inquinate d'Italia, con 140 giorni annui di superamento della soglia limite di PM10. Il 2020 assegna quindi sui 104 capoluoghi di provincia italiani
l'85esimo posto alla città di Teodolinda, nella consueta classifica relativa all'ecosistema urbano. Svariati indicatori concorrono a definire il livello di sostenibilità ambientale di una città e Monza si conferma nelle parti basse della classifica. Eppure qualcuno vuole ancora costruire, e non poco. La giunta Levi ha deciso di schiacciare l'acceleratore e di approvare norme e interventi devastanti in termini ambientali e sociali. Importante è quindi approfondire la questione, provando a non perdersi tra intricati labirinti legislativi creati appositamente per rendere inaccessibile una disciplina che, molto più di altre, agisce concretamente nell'organizzazione della vita delle persone. Esaminiamo ora le tre grandi questioni aperte sul futuro urbanistico di Monza. Ovunque in città sono ben visibili cantieri avviati o appena conclusi. In ogni quartiere spuntano gru, reti arancioni, grandi cartelloni pubblicitari che annunciano l'arrivo di nuove palazzine. Si pensi all'imponente cittadella targata Giambelli in via Buonarroti, o ai numerosi complessi realizzati o in fase di costruzione in via Gallarana, oppure ancora all'ecomostro di via Messa, con le sue torri e l'ennesimo centro commerciale, fino ai tanti plessi appena finiti o in corso d'opera nel quartiere Cazzaniga. Nonostante questo quadro disarmante, la giunta vuole di più. Guarda con invidia i quartieri alti milanesi e mette sul tavolo avveniristici progetti di torri e nuove residenze di lusso, senza considerare la diversa identità e storia di Monza. Si sfruttano al massimo i margini di manovra iscritti nel PGT vigente, già denso di ombre, firmato nel 2017 dalla giunta Scanagatti. Ma non solo, ci si spinge oltre, favorendo addirittura progetti in variante, in cui aumentano le volumetrie previste. Un esempio concreto in via Ticino a San Fruttuoso. Il PGT vigente prevede la possibilità di costruire due palazzine da 10 piani, operazione già di per sé sciagurata se si considera che ciò avverrebbe su un appezzamento verde. Ma la proprietà decide di presentare un più ambizioso progetto con tre torri di 20, 14 e 10 piani, più altre strutture annesse. Chiede quindi il nulla osta all'amministrazione e incontra da subito il favore dell'assessore Sassoli, mentre la consulta di quartiere si esprime in termini nettamente contrari. Stesso discorso vale per altri progetti a cui l'amministrazione intende dare una spinta decisiva, come ad esempio per l'ex Monza Car di via Foscolo, dove la prestigiosa firma di Stefano Boeri propone il bosco verticale nostrano, con tre torri residenziali e ampi spazi commerciali, 14, 11 e 8 piani di residenze, più il consueto corredo di spazi commerciali. Evidente il rischio di densificazione abitativa del quartiere, già congestionato dal traffico, e di gentrification, con l'approdo di un progetto firmato da un archistar. A fronte di tutte queste criticità, l'amministrazione ha negato di sottoporre il progetto a una valutazione ambientale strategica, spianando la strada all'avvio del procedimento di approvazione dell'intervento, nonostante le molteplici sollecitazioni del comitato di quartiere. Oppure l'area del Buon Pastore di via Cavallotti, che nonostante i vincoli della sovrintendenza è stata resa edificabile nel 2007 e per la quale la giunta vuole accelerare i tempi di edificazione di condomini di 12 piani e di un ennesimo supermercato nell'ex chiesa panottica, calpestando così le proposte degli abitanti del quartiere che richiedono da tempo la revisione del progetto, in funzione di una riconversione a uso pubblico delle strutture esistenti e la rinuncia al nuovo residenziale. O ancora il piano integrato di intervento previsto per l'ex cotonificio Scotti, con tre palazzoni di 8 piani a deturpare la visione della Villa Reale e il conseguente abbattimento della storica cinimiera,
La proprietà e i proponenti presentano questo progetto come una variante al progetto precedente, che è quello attualmente approvato come piano integrato di intervento. In realtà questa non è propriamente da considerarsi una variante, ma è realmente un progetto completamente diverso. Noi come Comitato dei Residenti abbiamo fatto tutta una serie di osservazioni. Ci sono anche delle altezze notevolmente superiori a quelle precedenti e soprattutto la battaglia sulla quale ci stiamo incentrando in questo periodo è quella sulla ciminiera, perché in pratica la ciminiera è comunque un reperto di archeologia industriale segnato sulla carta di sensibilità paesaggistica come tale. Purtroppo non è vincolato dalla soprintendenza come invece la Casa delle Aste e la Villa Azzurra, perché comunque è al di là del vincolo dei 100 metri dalla mezzeria della Villa Reale. È infatti dal metro 101 che la proprietà vuole costruire i palazzoni, ma la ciminiera resta l'ultimo ostacolo da abbattere o da abbassare drasticamente per garantire agli edifici la massima altezza. Per cui non potrebbero sorgere questi palazzoni se rimanesse lì la ciminiera. Noi chiediamo che vengano riviste le posizioni delle costruzioni, diminuite le altezze, mantenuta la ciminiera, e anche un'altra cosa importante per noi è il fatto che vengano comunque mantenute le destinazioni d'uso pubbliche, perché con la scusa che il teatro è stato traslato nel PI di Piazzale Virgilio è ovvio che rimane più spazio e quindi sembra che questo progetto sia più verde e quant'altro, ma non è così. Sarà anche più verde, però il verde è condominiale e non possono essere degli alberi d'alto fusto soprattutto un piastrone di box di cemento che c'è sotto. Tutti questi interventi si configurano come nuovo residenziale di lusso. Scompare quasi completamente ogni ipotesi di edilizia popolare o convenzionata. Si crea così un mercato accessibile esclusivamente ai più ricchi, a quei milanesi abbienti in fuga dalla metropoli, a cui l'assessore Sassoli più volte ha dichiarato di rivolgere le proprie attenzioni nella creazione di una mozza a sua detta più attrattiva. Questo avrà una ricaduta socio-economica negativa anche su tutto l'ecosistema sociale preesistente, innescando inevitabili processi di gentrification. Una seconda partita decisiva si gioca sul tema della cosiddetta rigenerazione urbana. Essa riguarda interventi su aree o edifici già esistenti, a volte in disuso, a volte ancora utilizzati, ma considerati da amministrazioni o dalla proprietà sottoutilizzati. Si tratta di una serie di incentivi previsti da una legge regionale affinché i proprietari di questi posti si attivino per riprogettarne il futuro. In una città dove già ovunque si è costruito, grandi interessi speculatori si accentrano oggi sul patrimonio esistente e sulle aree dismesse, lasciate marcire per decenni in attesa del cambio di destinazione d'uso. Se è vero che sulle aree agricole c'era un meccanismo di rendita fondiaria urbana per cui un operatore comperava l'area agricola a 10 euro al metro quadro, 10-15, e poi aspettando che il comune la trasformasse in edificabile, vedeva il valore delle aree passare da 10-15 euro al metro quadro a 300 senza fare assolutamente niente. Questo meccanismo si sta trasferendo in parte anche sulle aree dismesse, che nel tempo sono state ammortizzate dalla stessa attività. Nel momento in cui queste attività non ci sono più, le aree dismesse dovrebbero tornare di proprietà della collettività. Il Consiglio Comunale che approva i piani urbanistici dovrebbe fare in modo di dire: vabbè, ormai tu non è che ci hai perso. Non necessariamente deve dargli ulteriore edificabilità per ulteriori speculazioni, perché te lo sei comunque già ammortizzata solo con l'attività. Questo ritorno alla collettività non è tra i piani dell'attuale giunta, molto più interessata al profitto dell'operatore privato. Gli incentivi prevedono sgravi fiscali e un bonus volumetrico. Si può cioè costruire il 20% in più rispetto a ciò che prevede il PGT. Un controsenso sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista economico per le casse pubbliche, con uno sconto fino al 50% al privato sugli oneri di urbanizzazione.
Sono circa un centinaio gli edifici e le aree presenti nell'elenco creato da amministrazione proprietaria. Un numero enorme che rende l'idea della portata dell'intervento. È inoltre grave che molti luoghi inseriti nell'iter di riqualificazione siano aree verdi o edifici occupate da piccole attività. Classificandoli come sottoutilizzati, la Giunta stimola le proprietà a sostituire le funzioni attuali con potenziali attività più redditizie. Si potrebbe prendere quel terreno che è di fatto abbandonato e ridargli vita, possibilmente non nell'ottica di farlo diventare un palazzo alto 10 piani per ospitare persone sostanzialmente che poi andrebbero ad implementare ancora di più il consumo di elettricità, di energia e anche il traffico, esatto, il fatto che comunque andrebbe a danneggiare questo progetto di transizione verso una città più sostenibile. Potrebbero essere riconvertite in qualcosa per tutti, per la comunità, che diventino anche delle forme di attrattiva. Si pensa per esempio a dei musei che adesso a Monza sono abbastanza risicati. Se ci fossero degli spazi che sono utilizzabili da tutte le persone e possano essere quindi polivalenti, sarebbe quello che più forse adesso le persone, i cittadini di oggi necessiterebbero. A me viene in mente per esempio la sala studio del NEI, al suo esterno la fila, la fiumana proprio di gente che aspettava di poter entrare col rischio anche di essere poi rimbalzata fuori dopo un'ora di coda. Esatto, 40 minuti di coda. E adesso che hanno reimplementato il sistema di prenotazioni, comunque sussiste il problema della mancanza di spazi, di posti. Recuperare un'area dismessa dovrebbe essere quindi un'occasione per restituire spazi comuni alla città. Ma gli esempi di rigenerazione a cui la Giunta dichiara di ispirarsi sono di tipologia completamente diversa. Si pensi all'ex cinema Maestoso, trasformato oggi in centro commerciale, oppure la porzione della ex CGS di Via Marsala, divenuta la nuova Coop. Il modello di rigenerazione è completamente asservito al consumo, in una città già stracolma di centri commerciali, con evidenti effetti negativi sull'economia dei negozi di quartiere. Altro esempio di rigenerazione urbana è il prossimo quartiere Arborea Living, in via Valdossola, che si preannuncia il più massiccio intervento urbanistico monzese degli ultimi decenni. Sull'area della ex Garbagnati, nonostante la sua prossimità al fiume Lambro, sono infatti in arrivo 17 palazzine, un intero quartiere di lusso con servizi interni e accessi sorvegliati. Grossa preoccupazione desta quindi la reale possibilità che questi modelli si replichino sulle oltre 100 aree identificate dal comune e dai privati. Come terzo perno della turbo urbanistica, l'assessore intende riscrivere le regole di applicazione del PGT, in ottica di deregulation e semplificazione, a favore del privato che intende operare sulla propria area. Voi sapete che un PGT o un vecchio PRG è composto da cartografie e da norme, cioè le regole con la quale puoi, se puoi, edificare o meno, come, in che altezza, eccetera. Allora, questo loro dicono, noi tocchiamo solo le norme, ma in realtà danno la possibilità di aumentare gli indici, danno la possibilità di monetizzare le aree invece di cederle. È come se io dicessi, invece di cedermi un campo dove io farò un campo da calcio, a sto punto mi dai X milioni e per me è pari fatta. Non solo, ma anche l'edilizia, che una volta l'edilizia residenziale pubblica, magari, o l'edilizia convenzionata, agevolata, invece di realizzarla mi dai i soldi. La logica economicista di questo provvedimento depotenzia quindi il ruolo di pianificazione e controllo dell'ente pubblico, garantendo ai privati una sempre maggiore libertà edificatoria e speculativa. Da questa sintesi emerge come la Giunta Levi, facendo leva su contenuti giuridici e tecnici, vuole dare una svolta definitiva allo sviluppo di Monza in chiave neoliberista, tutelando l'iniziativa privata ai danni del benessere della comunità, alterando il tessuto urbano e sociale esistente, creando una città sovrappopolata, suddivisa in abitanti ricchi nei nuovi quartieri green e il resto della popolazione
a patire gli effetti della trasformazione avvenuta. La logica dovrebbe essere quella: io punto al benessere degli abitanti, alla città considerata come un bene comune e non di tre. Fossero anche 100 operatori privati che evidentemente pensano a fare gli loro interessi. Sottraendo la discussione agli addetti ai lavori, abbiamo voluto qui riportarla, pur con inevitabili imprecisioni, a termini comprensibili a tutti. Crediamo sia importante creare un punto di vista popolare, rivendicando con forza il diritto alla città e che il territorio risponda ai bisogni e desideri dei propri abitanti, senza essere terra di conquista per palazzinari e grandi proprietari. È questo il punto di partenza per un confronto cittadino, capace di suggerire e praticare un modello di città ecologico e non escludente, che sappia accogliere le istanze di giustizia sociale e climatica che contraddistinguono la sensibilità delle nuove generazioni. È adesso il momento di agire, non si può continuare a rimandare. Come Fridays siamo intenzionati a seguire la vicenda e a far valere questa nostra coscienza climatica. La necessità del comunicare questo all'esterno, ai nostri compagni attivisti, è proprio naturata da questo, quindi da una sorta di preoccupazione e dalla volontà di non rimanere in silenzio davanti a questi atti che sembrano non voler contribuire a rendere Monza una città più fruibile, rispettosa anche dei vari patti che la città ha firmato. Anche se questi provvedimenti hanno già ottenuto o otterranno presto l'approvazione del Consiglio Comunale, è fondamentale proseguire, ciascuno nei propri ambiti e con le proprie pratiche, nei futuri percorsi di sensibilizzazione e contrasto al processo in atto. Servirà a dare valore alle numerose controproposte, battendosi per una città pubblica, ecologica e allo stesso tempo socialmente inclusiva. Una città, insomma, che sappia dare una svolta al proprio sistema di riferimento, liberandosi dalle ossessioni di profitto e costituendosi come comunità solidale.